Artmap.tv, siamo in compagnia di Andy alla Ford Avolo Art Fair di Milano. Allora Andy, cosa pensi dell'arte contemporanea di oggi? Quelle domandine che mi ci vorrebbero due ore, ma dico, penso che sia qualcosa di molto interessante e propulsivo, soprattutto in questo tipo di contesto. È un'esplosione di tantissimi talenti creativi e soprattutto con dei prezzi contenuti rispetto al resto del sistema dell'arte. Penso che sia al momento attuale proprio, sia assolutamente contemporanea come cosa. Cosa vorresti consigliare ai giovani artisti? Non ho consigli da dare, ho solo un suggerimento che è quello di non avere fretta e rischiare, liberare le proprie potenzialità creative e soprattutto fare sempre le bolle di trasporto quando consegni al gallerista i quadri, perché se lui sparisce te li fotte e non li trovi più e non puoi neanche chiamare un avvocato per averli indietro, cosa che mi è successa nel 99. È solo un suggerimento, sì, tutelarsi, cercare di non farsi fregare, anche se è quasi impossibile, ma soprattutto proprio dedicarsi 24 ore su 24, lasciar fluire la creatività senza farsi limitare e senza farsi compromettere, tipo mai ascoltare i suggerimenti di un critico che dice secondo me dovresti fare quella cosa lì, non farsi manipolare, piuttosto sbagliare ma fare la cosa che si sente. Dove possiamo vedere le tue opere prossimamente? Adesso qui sono giorni importanti perché questa è la prima esperienza dove io, Ludmilla Radchenko e Giampiero Gasparini siamo artisti e galleristi di noi stessi, per cui abbiamo preso lo spazio e siamo qui anche a vedere cosa vive il gallerista nei giorni di fiera. Se no sarò presente ad Art Cremona e poi un sacco di progetti quest'anno, anche legati alla musica, per cui sto cercando pian piano di unificare il mio codice pop art sia in musica che in pittura. Comunque sul sito www.fluon.it ci sono tutte le informazioni. Grazie mille. Grazie a voi, buon tutto.